Dietro di noi Ponte Buriano, un ponte e un luogo magico. È un luogo, diciamo, che identifica un po' la zona, e la zona è chiaramente composta da tutti i borghi dell'Arno, che sono appunto Cincelli, che sono appunto Giovi, che sono Castelluccio, quindi ecco, è un luogo meraviglioso. E appunto ora noi andremo ad ascoltare un noto scrittore che ha scritto un libro chiaramente sulla civiltà di Cincelli e dei dintorni, e ci racconterà alcune cose. Parlare di Cincelli intanto vuol dire risalire soprattutto alla storia del periodo romano, perché di fatto il nome stesso di Cincelli viene da Centum Celle, che indicava una zona in cui c'era un insediamento, quello che noi conosciamo, di produzione di vasi romani, che viene considerato all'epoca la più grande fabbrica del periodo romano, che esportava prodotti in tutto il mondo allora conosciuto. E poi praticamente nel periodo medievale scomparso anche dalle carte geografiche, dalla memoria, eccetera, per ritornare poi a parlare di Cincelli nel periodo attorno al 1300. Cincelli praticamente del periodo romano cos'era rimasto? Una grande villa, e infatti anche recentemente qualche anno fa sono state scoperte, riportate alla luce alcune vestigia, soprattutto fondamenta di questa villa padronale, a valle sotto il paese per andare verso Ponte Buriano. Nel periodo medievale praticamente di Cincelli non si sente parlare più. Abbiamo solo qualche notizia attorno al fine 1300, dalle visite che facevano i vescovi e richiesta delle decime da parte degli abitanti, ma praticamente si trattava di case sparse con una chiesa a circa un chilometro da dove ci troviamo in questo momento, che serviva un po' tutta la zona, le case che andavano da Cafaggio a Cincelli, Ponte Buriano, la Costa di Ferro, eccetera. E sembra che la chiesa fosse stata in quel periodo nel sito di Cafaggio, un altro paesino qui vicino. Ma dunque, intanto non proprio a Cafaggio, la chiesa era a metà strada, cioè circa 800-1000 metri da qui. Sì. Di questa chiesa, fra l'altro, le notizie che abbiamo, proprio che risalgono al 300-400, dicono che era una chiesa notevole per l'epoca, parla di tavole dipinte che esistevano dentro, altre cose. Di quella chiesa, che fra l'altro era detta di Santa Maria delle Macchie, perché era proprio all'inizio del bosco, questo ricorda molto del periodo pre-cristiano, praticamente il nome del sito religioso, e di quella chiesa qui è stato portato un affresco, l'affresco che vediamo sopra l'altar maggiore. Poi il paese ricominciò a riprendere un po' di vita attorno al 1600. Con il 600 viene costruita una chiesa, questa chiesa qui a Cincelli, attorno a cui poi pian piano sorgono diverse abitazioni.